colpo di scena nel processo sull'acquisto dei palazzi di via Brenta, il giudice Stefano Cernia tira in ballo l'allora primo cittadino Adriana Polibortone e il segretario comunale pro tempore Domenico Maresca. Non solo, le indagini ripartono da zero e ripartono dai presunti falsi, dal concorso in abuso d'ufficio e dal peculato che per il dottore Cernia sarebbero stati commessi a vario titolo da tutti gli imputati e dai due nuovi indagati. Si tratta di accuse su cui il giudice monocratico non può pronunciarsi, gli atti ritornano in procura con la ghigliottina della vicina prescrizione dei nuovi reati contestati che in realtà non sarebbe neppure tanto vicina. È prevista per il 2018 con la possibilità di proroga per ulteriori 2 anni e mezzo. Ma andiamo con ordine. Alla lettura del dispositivo il giudice si è pronunciato solo su una parte delle contestazioni e in particolare sul presunto falso, per cui il procuratore aggiunto Antonio De Donno aveva chiesto la condanna dell'allora dirigente del servizio economico e finanziario Giuseppe Naccarelli, dell'ex direttore generale Pier Giorgio Solombrino e del geometra Roberto Brunetti. Al primo è stata inflitta una condanna a 3 anni di reclusione e l'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. Gli altri 2 sono stati assolti, Solombrino perché il fatto non sussiste e Brunetti perché il fatto non costituisce reato. Per tutti, compreso Naccarelli, Solombrino, Brunetti, oltre all'allora sindaco Adriana Polibortone, a Maresca e gli altri imputati nel processo, l'ex assessore al bilancio Igno De Leo, il legale rappresentante della Socoge, la società costruttrice dei palazzi Pietro Guagnano, l'ex consulente giuridico della Poli Massimo Bonerba, il tecnico Maurizio Ricercato e i 4 imputati milanesi della finanziaria Selma BPM, il giudice ha trasmesso nuovamente gli atti alla procura, che dovrà ricominciare da zero. Ha rivisitato tutto il processo e è orientato quindi a ritenere il reato di peculato invece di quello di truffa. Naturalmente il processo così ricomincia da zero. Si aspettava che tirassero in ballo sia l'ex sindaco che Maresca? Purtroppo dalle modalità con le quali è stata riascoltata l'ex sindaco qualcosa era trasparito in termini di convincimento da parte del magistrato. Noi ci auguravamo che la convinzione con la quale il sindaco aveva difeso le sue posizioni fosse stata sufficiente per sgombrare il campo da ogni dubbio in termini di illiceità delle condotte contestate. Così non è stato, però siamo certi della serenità dei giudici con i quali andremo a fare il processo e di conseguenza lo affronteremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione.